insomma. Grazie Presidente, è importante questo dibattito perché dà voce al malcontento che gira in Europa rispetto a un vertice europeo che, come è stato impostato, non potrà che andare a un fallimento annunciato. In questo caso sarà impossibile utilizzare efficacemente le risorse per i primi anni della programmazione dal 2007 in poi. Il danno sarà forte. Tuttavia, meglio correre questo rischio che pregiudicare definitivamente il disegno di un'Europa forte e solidale e piegarsi a accettare l'Europa minima dell'1%. Quello dell'1% è un cattivo accordo, non accettabile dal Parlamento europeo. È ancora più grave che questo cattivo accordo avvenga senza una sostanziale riduzione del rimborso britannico. L'Europa, per crescere, deve essere competitiva e per essere competitiva deve essere coesa. Con un bilancio che taglia le spese e fissa il tetto attorno all'1%, un bilancio in cui si garantiscono soltanto i privilegi acquisiti, non si investe né sulla crescita, né sulla competitività, né sulla coesione. È un'Europa, signor Presidente, che tradisce se stessa. È un'Europa che non vogliamo, è un'Europa in cui non ci riconosciamo e faremo di tutto perché il Parlamento bocci un eventuale accordo su questa Europa minima che non è l'Europa che il Parlamento vuole. Grazie.